Ok ragazzi, ascoltatemi un attimo. C'è stato un momento nella recente storia italiana nel quale i cittadini da destra a sinistra, tutti liberali e comunisti, si sentivano poco rappresentati dai vecchi partiti, dalle istituzioni e dalla politica in genere e hanno quindi iniziato a guardarsi attorno alla ricerca di alternative. Una di queste alternative fu un partito nuovo, fresco, dagli ideali socialisti che parlava di popolo, di aiuti alle famiglie, di riscatto nazionale, della patria derisa dalle superpotenze europee. Erano gli anni 20. Il partito era quello fascista e forte della sua capacità di mobilitare masse aggressive e violente che volevano questo cambiamento a tutti i costi, lo consideravano importantissimo, il suo leader Mussolini organizzò una manifestazione, tutto sommato pacifica, che mise molta pressione sul re, visto che a quel tempo non c'era il presidente della Repubblica e il capo dello Stato girava con così tanto bling addosso che altro che i due Rolex di Sfera Ebbasta. Vittorio Emanuele III, spaventato dalla mobilitazione popolare, si rifiutò di firmare la messa in stato d'assedio della capitale, quindi evitando di disperdere la manifestazione con l'uso dell'esercito. Il primo ministro si dimise, il re aprì nuove consultazioni, Mussolini andò da lui al Quirinale e ricevette l'incarico di formare un nuovo governo di orientamento moderato, formato quasi completamente da non fascisti, peraltro, perché l'Italia è sempre la stessa. E da lì le cose, escludendo le importantissimi paludi, che ovviamente non potevano essere bonificate se non da un regime con manie di grandezza, non andarono poi benissimo. Quella figura, Vittorio Emanuele III, è passata alla storia così, come l'uomo che non ebbe il coraggio, pur potendolo fare, pur dovendolo fare, di proteggere l'integrità delle istituzioni, che poi, da quella breccia, iniziarono a franare pezzo dopo pezzo. La storia ne ha dato, nostalgici e buongiornisti a parte, un giudizio negativo, anche se in quel momento sembrava stesse facendo proprio quello che il popolo, che ricordiamolo in realtà non esiste, non c'è un popolo, diceva di volere. In questo video parliamo innanzitutto di quello, l'integrità delle istituzioni. La nostra democrazia è fantastica perché è molto solida. Lo è proprio in quanto organo che ha al suo interno degli anticorpi che la proteggono da elementi di caos che possono danneggiarla. E con essa danneggiano tutti gli italiani. È un sistema di pesi e contrappesi che protegge tutti quanti, anche chi non ne comprende il funzionamento o l'importanza, fatto di istituzioni che controllano altre istituzioni che controllano altre istituzioni. I cittadini eleggono il Parlamento elegge un presidente, il presidente nomina i ministri, il Parlamento vota il governo, ne controlla l'operato e il processo è a sua volta controllato dal presidente e dalla Corte Costituzionale. I partiti, le idee, i movimenti di cambiamento e rivoluzione si muovono all'interno di questa struttura rigida, come acqua nei tubi, che evita che i cittadini, soprattutto quelli in grado di marciare sulla capitale con delle pistole in tasca, convinti di essere alfieri di un cambiamento importantissimo da imprimere nella società, di essere nel giusto quindi, possano fare tutto quello che vogliono, senza controlli, causando tsunami e inondazioni. Gli unici flood consentiti sono quindi quelli dell'indignazione sui social, quelli sì. Anche se a dire il vero, i social oggi sono infrequentabili e se da una parte scazza vedere tutti parlare di sta cosa, dall'altra scazza vedere chi non ne parla, perché come si permette di parlare di altre cose in un momento così importante? Non sono mai contento. Partiamo quindi con questa premessa. Possono piacerci o non piacerci idee e movimenti, starci simpatici o antipatici, partiti e leader politici, condividere o no le scelte di questa o quella figura politica. Da un primo ministro a una decisione della Corte, dall'operato del Parlamento, sino anche al Presidente della Repubblica. Viva la democrazia! Quello che non possiamo fare, non dobbiamo fare perché è pericoloso per noi stessi, e a un certo punto dovremo imparare a prenderci cura di noi stessi, la maturità politica la dobbiamo raggiungere prima o poi in questo paese, è attaccare le istituzioni. Mi rivolgo a tutti, sinistra, destra, liberali, grillini soprattutto, specie la parte buona del movimento, non gli invasati e quelli che la marcia su Roma la guardano con gli occhietti a cuoricino. Mettere in discussione le istituzioni è una linea che non si può superare. Non importa quanto forte si desideri questo reddito di cittadinanza, la resistenza all'Europa, gli interessi italiani e l'abolizione della Fornero.
mai più, nemmeno neanche pensare di forzare la mano. Le regole costituzionali sono in vigore anche per proteggerci da noi stessi. Che poi, raga, nota a margine, ma ci rendiamo conto di quanto ridicoli siamo a metterci a fare i costituzionalisti con Mattarella, che ha insegnato queste materie per una vita, è stato nella Corte Costituzionale, ora è presidente, cioè che mastica sta roba da prima che io nascessi? E dai, guardate che essere umili può avere un suo fascino ogni tanto. Fatta la premessa, ecco cosa succede. Ieri sera il premier incaricato Conte ha rimesso il mandato nelle mani del presidente Mattarella dopo che questo, come spesso accade, ha posto un veto su un ministero. Quello dell'economia. Non è inusuale. Il caso più vicino fu nel 2014, solo 4 anni fa, quando Napolitano bocciò un nome propostogli da Renzi per il ministero della giustizia. Gratteri, qui immortalato, mentre cerca di replicare il famoso meme, quello di D'Alema stupito. Il nome fu cassato perché è inconsueto che un magistrato in servizio ricoprisse quel ruolo e perché, dicono alcuni, considerato troppo garantista. Renzi, invece di gridare al complotto e alla valutazione troppo politica, cambiò nome e mise al suo posto Orlando, che poi divenne uno dei suoi oppositori nel PD e volto sexy del centrosinistra. Ci furono vari altri casi comunque, ma è inutile tornare indietro se solo 4 anni fa a questo punto ci sembrano un'eternità. In un breve ma forte discorso, ascoltatelo tutto ragazzi, sono informazioni che vi arricchiranno e vi porterete dietro, Mattarella si è detto rammaricato ma risoluto nel voler mantenere integro il veto sul nome proposto, quello di Savona, ricordando che la sua attività di Presidente della Repubblica non può essere soggetta a imposizioni, e ha poi spiegato le ragioni per cui il nome di Savona era, secondo il suo punto di vista, irricevibile. Avevo fatto presente sia ai rappresentanti dei due partiti, sia al Presidente incaricato, senza ricevere obiezioni, che per alcuni ministeri avrei esercitato un'attenzione particolarmente alta sulle scelte da compiere. Ho condiviso e accettato tutte le proposte per i ministri, tranne quella del ministro per l'economia. Il famoso Savona è questo tizio qui, economista in pensione con un curriculum importante, che ha, negli ultimi anni, iniziato ad abbracciare idee super critiche dell'Unione Europea e monetaria. Che lo dico già qui, non sono quelle lì ad essere il problema. Lo dice persino Mattarella. Ho chiesto per quel ministero l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con l'accordo di programma. Un esponente che, al di là della stima e della considerazione per la persona, non sia visto come sostenitore di una linea più volte manifestata che potrebbe provocare probabilmente o addirittura inevitabilmente la fuoriuscita dell'Italia dall'euro. Cosa ben diversa da un atteggiamento vigoroso nell'ambito dell'Unione Europea per cambiarla in meglio dal punto di vista italiano. Mattarella ha chiesto qualcuno che fosse coerente con l'accordo di programma, quello del quale abbiamo parlato per anni, ne abbiamo discusso sino al vomito, quindi non un nome diverso, non ha cercato di imporre una sua politica economica diversa, anzi, implicitamente detto che una politica critica delle scelte europee sarebbe andata più che bene. Ma ha chiesto rassicurazioni su cose che erano giustamente state omesse dal programma e dalla campagna elettorale, ma che ancora evidentemente aleggiavano, ovvero l'uscita del paese dall'unione monetaria. Cosa ben diversa, dice lui stesso, da un atteggiamento vigoroso in sede europea, quello sì presente nel contratto, volto a tutelare gli interessi del paese. Come sostenitore di una linea più volte manifestata. Interesse più volte manifestati. Di cosa parla Sergione? Il Movimento e la Lega sono partiti che per anni hanno fatto un casino con questa cosa dell'uscita dall'euro. Chi? Chiedendo un referendum di qua e di là, chi stampando magliette, chi parlando di euro a due velocità, chi allineandosi alle figure politiche europee più sfasciste, Le Pen, Farage, Orbán. Ma, prima delle elezioni, spaventati dall'idea di perdere consenso, perché uscire dall'euro è una cosa seria che fa paura,
entrambi i partiti hanno abbandonato questa idea, istituzionalizzandosi e riuscendo ad attirare molti elettori, sia da Forza Italia alla Lega che dal PD, il Movimento 5 Stelle. Questo significa due cose. La prima, che dire che tutti gli elettori che hanno votato queste forze vogliono mandare l'economia a gambe all'aria è una bugia. Lo so per certo, ho racconti diretti di persone che li hanno votati e mi stanno dicendo questa cosa qui. E due, che Mattarella, qualche appunto negli ultimi tempi, deve averlo preso. Allo stesso modo, Savona segue un percorso non dissimile da quello dei partiti. Pubblica una lettera di intenti, ammorbidendo la sua posizione, pur dopo un lungo periodo nel quale si è fatto sentire per posizioni non soltanto euroscettiche, ma proprio ostili alla moneta unica, descrivendo anche la possibilità di fare giochi pericolosi, come destabilizzare l'economia con un piano per l'uscita straordinaria dall'euro, da attuarsi nel caso molto velocemente, di notte, in modo da spaventare gli altri paesi e avere maggior potere negoziale. Vi sfido a trovare non solo una mossa politica, ma una qualsiasi storia che finisca con «è accaduto di notte all'improvviso, senza che nessuno lo sapesse, con un pensionato ottantenne», ma alla fine si è dimostrata la scelta migliore tra quelle possibili. Preoccupato da questa possibilità, che di nuovo non c'è nel programma, non c'era in campagna elettorale, era stata accantonata, Mattarella ha chiesto rassicurazioni, non le ha avute e ora siamo dove siamo, con i partiti che si dicono indisponibili a collaborare ulteriormente verso una strada che ci porterà al famoso governo neutrale del quale abbiamo già parlato, depotenziato, quindi come quello Gentiloni, ma guidato dall'economista Cottarelli. Aumento dell'IVA dato per certo, debito che sale e nuove elezioni dopo l'estate. Ora, le tre critiche che si muovono a Mattarella in queste ore sono quindi quella di aver dato un giudizio politico perdendo il suo ruolo di garante super partes, quella di aver ceduto a pressioni esterne e quella di aver peggiorato la situazione politica. Fatto qualcosa di controproducente, insomma. Rispondo velocemente con qualche impressione che mi sono fatto. Così ne parliamo, tra un Gaviscon e l'altro. Partiamo con questo. Non credo quello del presidente sia stato un giudizio politico, quanto un messaggio di continuità del rispetto dei trattati, dei quali lui è garante. Mattarella non è scemo, sa che quello che si profilava era il primo governo populista dell'Europa dell'Ovest e ha voluto dare dei segnali di presenza delle istituzioni sul fatto che l'Italia non si sarebbe comportata da paese non serio, nonostante buona parte dei suoi cittadini seri non siano. Giudizio politico sarebbe stato: Salvini, ministro dell'interno, non va bene perché non condivido la politica di rigore sull'immigrazione. O ancora, la flat tax è ingiusta, il reddito di cittadinanza no, buona fede non lo voglio in giro che mi dai brividi e se li dai da mangiare dopo mezzanotte fa un casino. Quelli sono giudizi politici. Non voler rischiare che in un ministero finisse qualcuno che parla di minacciare di tradire trattati internazionali non è un'azione dettata da opinione politica. Peraltro, ragazzi, Mattarella ha indicato un altro nome, un buon nome. Giorgetti, economista della Lega, molto apprezzato, braccio destro di Salvini, fotografato qui mentre pianifica l'omicidio perfetto, e qui mentre aspetta che il veleno faccia effetto, e qui mentre si accorge che il suo piano malvagio è fallito un'altra volta. Se proprio avessero voluto fare le cagate, avrebbero detto «Ok, presidente, crei il governo, a quel punto Mattarella ha meno poteri di un 14enne alla quinta birra media alla festa di fine anno, e poi fai quello che vuoi. Nulla vieta a Giorgetti di sentire Savona al telefono o nominarlo consulente, eh? Chiudi le banche, esercita in strada, soldi del Monopoli, fai quello che vuoi. Ok che Savona è sardo e Giorgetti lombardo, ma superate quelle difficoltà genetiche, si va in discesa. Tutta la questione è quindi un non problema, ragazzi. Una grande opportunità politica che Salvini, che continua a ripetere essere un bravissimo politico, sta cogliendo al volo e tutti quanti dietro. Quindi occhio, perché state facendo il gioco di Salvini, tutti, anche i 5 Stelle. La seconda, le pressioni esterne. Ragazzi, io lo chiedo alle persone normali, per carità, per pietà, liberiamoci delle teorie del complotto. A Mattarella nessuno ha imposto niente, né la Merkel, né Macron, né la BCE. Non hanno modo di obbligarlo a fare alcunché. Come dovrebbe essere successo? Pronto Sergio, blocca tutto, è irreale, è una cosa insensata. Perché mai Mattarella dovrebbe dar retta
ha una nazione estera, quali dovrebbero essere le sue motivazioni? Si annoia. Moltissimi, anche su Twitter, sono arrivati ad affermare il presidente avrebbe ammesso egli stesso di agire spinto dall'andamento dei mercati. E questo sarebbe segno della mancata sovranità italiana. Ma questo perché nel nostro paese c'è di base una profonda ignoranza nel merito delle questioni finanziarie, per qualche ragione. In buona parte colpa dei partiti stessi che soffiano sul fuoco. Non sarò io, su un video come questo, ad entrare nello specifico di questioni che sono state dibattute milioni di volte ormai, ovunque, e da personalità di rilievo, ma è evidente che, visto che a farla da padrona in queste ore è di nuovo il racconto delle superpotenze straniere che tramano nell'ombra per impedire all'Italia di spiccare il volo, gli italiani si siano attestati su questo racconto, che difficilmente può poi sposarsi con un atteggiamento costruttivo nei confronti dei nostri vicini. Chissà dove potrebbe portarci tutto questo, Non riesco proprio a immaginare, ma sono sicuro, solo cose belle. Sul fatto di aver peggiorato la situazione politica, favorendo un ulteriore aumento dell'ondata populista, oltre il possibile futuro rientro in patria e sulla scena politica di Alessandro Di Battista, che è la grande vera tragedia di questa storia, può essere, ragazzi, ma pazienza. Tra le prerogative del presidente non esiste il dovere di governare il flusso dei voti. Non è affar suo per chi votate. Se le sue azioni portassero la Lega al 110%, beh, così sia. Non è lì per convincere nessuno. Non c'è maggioranza tanto che possa prescindere dalle regole costituzionali e dalle decisioni del presidente, che sarà sempre lì, come Gandalf sul ponte, che vinci con il 40, il 60, il 90%, sempre tramite lui devi passare e sempre alla Corte Costituzionale devi rispondere. Ora, in chiusura, mi sbilancio moltissimo qui, ma credo sia necessario, perché non parliamo più di opinioni politiche, ragazzi. Di Maio, che si è fatto trascinare da Salvini in prossime elezioni che saranno un referendum informale sull'euro, fondamentalmente, perché la prossima campagna elettorale sarà ancora più aspra nei toni e nelle questioni della precedente, ha pubblicato un video in cui invita gli italiani a mobilitarsi per la patria e a pendere fuori dalla finestra il tricolore, oltre che partecipare a una manifestazione a Roma. Proposta che è immensamente offensiva. Il tricolore è il simbolo delle istituzioni che regolano la vita del paese, ed utilizzarlo così, in modo politico e divisivo, contro il simbolo stesso dello Stato, il presidente, comunicando ai cittadini che il governo non si sia fatto non a causa delle scelte di convenienza dei partiti, che potevano fare qualsiasi altro nome, e che se il Movimento 5 Stelle si fosse alleato con il PD, come sembrava volesse fare, mai avrebbe potuto proporre un nome come quello di Savona, ma perché il loro voto non valga, che non è vero, è un gesto gravissimo. E ve lo dico, lo sapete, da sostenitore della nascita di questo governo. Mi piaceva Conte e ho tifato per un governo giallo-verde dall'inizio. Ma quello che sta succedendo nella testa dei cittadini è grave e non ci meritiamo di fare la fine di posti come la Turchia, dove tutto è saltato nel nome di un ritorno agli antichi fasti dell'impero ottomano. Di nuovo, mi rivolgo a tutti, destra, sinistra, 5 stelle, astenuti. Se non si inizia a sollevare la voce, le cose non potranno che peggiorare. Mettiamoci di traverso a questa cosa qui, perché va bene tutto, ma non forzare le regole con la prepotenza. Tra 20 anni i partiti di oggi saranno un ricordo, ne parleremo come parliamo della Democrazia Cristiana, ci faremo i memini, perché i partiti passano a un certo punto. Le istituzioni però rimangono e proteggono tutti, anche chi non le capisce.